Benvenuti in questo video totalmente stupido, ci siamo io e Cat. Ciao. Sì, lui è Cat. Se non avete ancora visto il suo face reveal, eccolo. Lui è Cat. Oggi siamo qui in un video totalmente a caso perché sono a casa di Cat. Caso a casa. Siamo qui perché voglio mostrarvi il setup da gaming di Cat. E voi vi starete chiedendo: ma perché non lo fa Cat sul suo canale? Perché non l'hai fatto sul tuo canale? Perché l'ho costretto a farlo sul... No, si scherza. Prego, cameraman, venga pure. Scusa. Con precisione millimetrica si vede che siamo appena tornati dal Comic Con. Sembriamo due turisti. Allora, partirei subito con il pezzo forte della postazione di Cat, che è questo fantastico case con una ventola che non funziona, o meglio, funziona, ma non ha i LED. Guardate qui questo setup da gaming RGB, guardate questa ventola che non si illumina. Eccola qua, guardate che non si illumina, guardatela bene, guardatela. Eccola qui, riponiamola all'interno del case. Perfetto, lei è del mestiere? Grazie. Non era un complimento. Comunque, guardate qui tutti gli RGB presenti nel computer di Dr. Cat. Chi ti ha detto di chiudere? Ma scusami. Scusa. No, vai, chiudi. No. Vabbè, sì, ma non c'è bisogno. No, vabbè, ma non chiudo. No. Esatto, lo terremo lì come tutto il resto delle cose. Abbiamo un... poi... con un paio di... Vai, esponici il tuo computer, per favore. Una RTX? Sì, che questa è la RTX, questa qui. Perché c'è scritto RTX. Poi, della polvere. Della polvere? No, e da gaming? Non c'è polvere? Sì. No, c'è la voglia. Ah, c'è la polvere, aspetta che... Ok, perfetto. Oh, vediamo la polvere. Povlevere. Poi abbiamo questi banchi luminosi, sono... 32 giga di RAM. 32 giga di RAM. Fantastico, è stato un fantasma. Poi abbiamo una ventola RGB che io ti consiglio di sostituire con questa davanti, perché così almeno non si vede. Poi abbiamo un dissipatore AMD Advance e una scheda madre. E il padre? L'ha lasciato. No, comunque lo so che si dice AMD, dicevo AMD giusto per... Poi abbiamo dei cavi, questi sono cavi Ray Tracer 3. Non so neanche cosa servono quei cavi. Quei cavi servono a accendere il computer. E adesso è diventato... Ce la fai? No. Per favore riprendi un raro esemplare di Indiana Jones in ciabatte. Anche io sono in ciabatte, guardate che belle calzine di Deadpool. Un raro esemplare di Indiana Jones che però non sa rimontare lo sportello del computer. La porta. Vabbè, ma è necessario rimontarlo? Non lo so. Nel dubbio io non lo rimonterei. Salve amici, qui ci sono dei problemi, aspetta. Vai, puoi farcela. Vai. Ma non è che è al contrario? No, vai. Ok, ci siamo? Bravo. No, aspetta. Ok? Aspetta. Sei. Uno, due, tre. Vittoria. Facciamo, mostriamo i cavi. Mostriamo il cablaggio di Cat. Ah, sì. Ma non si chiude? Non si chiude. Si è chiuso. Avete visto? Si è chiuso. Cablaggio fatto da un esperto, da un professionista. Può dirci per favore come ha realizzato questo cablaggio? Alexa, poi. Devi stare zitta. Stai zitta. Come non c'è la linea? Devo ancora collegarla da 2 mesi. Ma io come lo carico il video senza linea? Qui abbiamo il cablaggio di Cat, guardate, si vede che è fatto da un professionista, guardate qui ci sono le sue cuffie, le Rise Tifer 3, sono tutto il terzo modello, giusto? Perché a te piace il numero 3. No, io ti ho chiesto quali cuffie consigliavi, tu mi hai dato quelle. Abbiamo successivamente una sedia da gaming della... Non ha una marca questa sedia da gaming, della...
sotto. Della. Della. Una sedia da gaming della. Una sedia da gaming della. Che marca è? C'è scritto qualcosa. Vai, controlla. SonGMCS. Perfetto, una sedia da gaming della SonGMCS. Dove va? Sul letto. No, perché sul letto? Metti giù. Ah, ok. Non, ormai l'abbiamo capita la marca della SonGMCS. Comunque potete vedere è rossa e nera. E quindi. È rossa e nera? È rossa e nera. Rossa e nera, esattamente come questo microfono della Elgato. Perché vedete qui ha un LED rosso ed è nero. E poi abbiamo. Abbiamo un Among Us. Perché hai un Among Us attaccato al. Me l'hanno regalato. Gliel'hanno regalato. Qualcuno ha regalato a Ketu un Among Us di peluche con sopra della carta igienica che è nera sul rosso. Ragazzi, tutto torna, per favore, mi dai il cappello. Ok. Fantastico, grazie. Ok, adesso sono più. Perfetto. Poi abbiamo un mouse. Questo è sicuramente da gaming perché guardate, cambia colore. Guardate, è cangiante. Voi sapevate dell'esistenza del termine cangiante? Vuol dire che cambia colore? Che ne so, giù. È un mouse da gaming RGB. Ma come. Perché è Arlecchino? Cosa? Il cappello. Dicevamo, adesso lo metterò via. Oh, guarda. Il multiverso esiste. Poi abbiamo questa tastiera. Voi non ci crederete mai, ma sapete a chi apparteneva questa tastiera? Sapete a chi apparteneva? Sapete a chi apparteneva questa tastiera? Apparteneva a Meme Official Ita. Questa era la sua tastiera. Funziona. Guardate, sì. Guardate. È una tastiera che funziona. Guardate. Mi sa che Cat perderà un monitor. Questo è. Come lo chiamiamo? Jerry. Perché proprio Jerry? Scotti. Giusto. Perché non ci ho pensato prima. Qui abbiamo Alexa, che quando viene nominata diventa rossa ed esplode. Poi, per favore, qui abbiamo una bottiglia d'acqua, che voi direte è comodissimo avere una bottiglia d'acqua qui, ma giocando seduti, aspettate un attimo, vi faccio. Una piccola review. Cioè, guardate, io sto giocando, sono Dottor Cat, devo prendere l'acqua. No, ma sai come si fa? Puoi spiegarmi la storia di questa bottiglia d'acqua? Emozionante, ragazzi. Momenti di pura emozione. Abbiamo un monitor water fuller 2K. E abbiamo un altro monitor che questo è invece? Della Omen. È un monitor della Omen che se letto al contrario è Nemo, quindi anche questo è waterproof, che può andare sott'acqua. Proviamo? Ok. No. Si no. Scherza, è uno scherzo, ah, era okay. Uno scherzo. Jerry, per favore, Jerry, un attimo. Là c'è un altro Jerry. Zitta! Aspetta. Ok. Zitta! Il cavo! No! Prendi il cavo. Ok, l'ho preso, vai. Dentro. È dentro? Sì. Perché è spento adesso? Perché non c'è il cavo della corrente. Questo è quello che succede quando io e Kat registriamo di solito un video. Cioè, ce la fai? No. Che cosa... Dov'è? Non lo so. Oh, aspetta, posso entrare? Provato? Vai, puoi farcelo. Si accende. Oh. Grande Omen, Nemo. Poi abbiamo successivamente... Me lo sono trovato in mano. Abbiamo, poi te la ripago la postazione, tranquillo. Ok, ok. Abbiamo questa, l'ultimo acquisto di Cat. Puoi dirci che personaggio è questa? Questa? Non mi ricordo il nome, Rosriel. Sì, di che gioco? Deltarune. Di Deltarune, perché Cat è un vero appassionato di. E quindi abbiamo la tavoletta grafica della Gaomon, che non è un Pokémon. Ed è una tavoletta grafica con una penna con la quale possiamo disegnare.
con... Ah, abbiamo il guanto da gaming, guardate. Adesso mi appropinquio a mettere il guanto. Non credo vada così. Guardate, questo è il guanto da gaming. E questa è la tavoletta, perché questo guanto vi permette di non tacciare lo screen mentre disegnate. E quindi lui realizza queste opere d'arte. Abbiamo per favore un'opera d'arte? Cosa stai facendo? Cosa fai? Mi ha tirato la mongassa addosso e dopo lo ammazzo. Abbiamo delle opere d'arte da mostrare? Sì. Vediamo, attenzione, guardiamo le opere d'arte che ha creato Cat, perché è importante la cultura. Sono apparse delle cartelle. Va bene, apriamo Sium. Quale dei due? Sium con 2M. Apriamo Sium con 2M. Ah, sto facendo una bozza di un personaggio. Sta facendo la bozza di un personaggio. Cosa sta succedendo? Non lo so. E quindi come fai a disegnare da qui a lì? Geniale! E quindi io posso fare tipo Poggo Doggo. Guardate, un artista, signori. E questo è tutto ciò che riguarda il mondo di Cat. Ovviamente non vi stiamo facendo vedere le katane, i pugnali, non perché è un serial killer, in realtà lo sarei più io con questo guanto in questo momento, ma perché semplicemente non possiamo farvi vedere lame o coltelli o altri aggeggi di utilizzo comune di un serial killer. Non che Cat sia un serial killer. Tieni. Grazie. Non esiste più il face reveal. Perfetto, vieni. Prego, da me e Dr. Cat e tutto questo del suo setup da gaming. E al prossimo video. E vuoi anche tu lasciare un contributo? Perfetto, ciao amici.